a cui abbiamo giocato sono stati 7. Perché un gioco al giorno toglie il medico di torno. Ciao a tutti, giocatori, giocatrici e semplici curiosi. Noi siamo Giullari, vi diamo il bentornato nella nostra mansarda per il nostro nuovo diario di board game, ovvero tutto ciò che abbiamo giocato nella settimana che per noi è appena trascorsa. E se siamo qui è grazie al supporto di tutti coloro che ci seguono su Patreon. E questa settimana ringraziamo tantissimo il nostro nuovo giullare d'oro, ovvero Simone. Grazie Simone. Grazie. E fate tutti come Simone. Ho colto. Brava, che hai colto. Vi abbiamo già parlato di Dice Forge, ciarlatani di Quedlinburgo e cacao. Nonostante fossero solo 3, non mi sono entrati nella cucuzza. Vero Michele? E partiamo subito parlandovi di una grossissima novità in anteprima, ovvero Romeo e Giulietta, che io poi ho detto in anteprima, quando in realtà, mentre voi vedrete questo video, il gioco... Quando esce sto video? Venerdì. Sì, ma va? Venerdì? Venerdì che numero? 4, 5. Allora, allora no, perché non lo so. 5. Venerdì 5, quindi non è più in anteprima, cioè in anteprima ora che stiamo registrando, ma non sarà più in anteprima nel momento in cui voi vedrete questo video, perché in realtà è uscito questo mercoledì e ve lo diciamo sin da subito. Se lo volete acquistare trovate un link qua sotto in descrizione, come di tutti quanti i giochi di cui parleremo, e se acquisterete passando da quel link ci date una mano. Ma Romeo e Giulietta, titolo della Gate on Game per soli 2 giocatori, titolo che noi già stavamo aspettando da San Valentino, poi in realtà la nave ha fatto ritardo e quindi è arrivato adesso, perché oltre alla tematica molto da innamorati, da coppia di innamorati, è un gioco che collaborativo, astuzia e deduzione, che si basa tutto sulla comunicazione con l'altro giocatore, comunicazione che però sarà molto limitata, in quanto noi non potremo parlare tra di noi liberamente, dirci ah ma che carte hai in mano, dove andiamo, cosa facciamo, non possiamo dircelo, ma dobbiamo, spendendo dei gettoni missiva, cercare di accordarci su quale dei 6 luoghi di Verona incontrarci. Però ogni volta che Romeo e Giulietta si sposteranno verso un luogo cercando di incontrarsi e far trionfare così l'amore, si porteranno appresso un accompagnatore, un membro della loro famiglia, e come si sa, come Shakespeare ci ha detto, quando i Montecchi e i Capuleti si incontrano il sangue scorre per le strade, e quindi ci sarà anche l'odio che aumenterà nel gioco e noi dovremo cercare di far trionfare l'amore, quindi aver fatto avanzare il segnalino del cuore, della passione lungo tutto il suo tracciato, prima che il segnalino dell'odio arrivi invece alla fine del suo tracciato anche lui, e del tracciato dell'odio è molto più breve di quello dell'amore, cosa importante da sottolineare, perché in quel caso noi avremo perso. A parte che non hai detto la cosa più importante, ovvero la scatola. Cioè la scatola è qualcosa di fantastico, perché tu hai la scatola con l'immagine bellissima di Romeo e Giulietta che si scambiano questo bacio appassionatissimo, ma aprendola c'è il tabellone. Cioè, i luoghi in cui i due innamorati cercheranno di incontrarsi senza essere visti sono tutto. Quindi tu hai la scatola, apri e... Apri a modo di valigia, proprio. E ora, a posto, io l'ho trovato bellissimo, bellissimo. Bella. E il gioco è veramente molto ambientato, nel senso, si sente proprio la difficoltà di comunicazione, il cercare di capire dove cavolo devi andare. Anche perché poi ogni luogo si attiva, quindi dovrai fare un qualcosa nel momento in cui sei in quel luogo, che può essere spostare gli accompagnatori da un'altra parte, oppure ti fa arrivare qualcosa vicino, o c'è ci sarà frate Lorenzo, l'allegoria dell'odio, che è un segnalino speciale che fa correre ancora più in fretta l'odio, perché veramente dopo che noi ci saremo mossi si controlla se Romeo e Giulietta sono assieme e hanno scelto di giocare la passione per quel round, allora il segnalino della passione salirà. Però se anche in quel luogo ci sono dei Montecchi e dei Capuleti, è ocio, perché anche Romeo e Giulietta sono rispettivamente Capuleti e Montecchi, e quindi anche se ci sono solo loro due e un personaggio di una delle due famiglie, Mercuzio per esempio, si trova dove è Giulietta, comunque l'odio aumenta. E inoltre c'è questa pedina dell'allegoria dell'odio, che è una grandissima rottura di scatole, perché già mi è piaciuto tantissimo che il colore è viola, perché se il colore di Giulietta è l'azzurro, il colore
colore di Romeo è il rosso e quelli delle rispettive famiglie altrettanto. L'unica pedina neutrale, che è frate Lorenzo, è grigia, mentre l'allegoria dell'odio è viola, quindi la somma del rosso e del blu, perché l'allegoria dell'odio fa aumentare l'odio per Verona a prescindere da quale famiglia ci sia, esatto, nel suo stesso luogo. E quindi riuscire a tenere isolata questa pedina da tutti gli altri personaggi è difficilissimo, anche perché fosse solo così, nel senso noi dobbiamo giocare le carte, cercare di capire dove va l'altro. No, perché ci sono anche gli eventi, e gli eventi ti cambiano, a parte che ti cambiano il gioco di partita in partita, quindi il gioco ha una variabilità infinita. Sì, sì, sì. Alla prima partita, diciamo, quindi quella facile tra virgolette, ti serve per capire un po' il meccanismo, cosa fare, cosa non fare. Ok, va bene, e già, però diciamo che la prima partita io qualche problemino ce l'ho avuto. Andando avanti, quindi, aumentano anche le difficoltà, quindi le carte evento diventano molto più cattive, molto più difficili, ti mette veramente il bastone non solo tra le ruote, ma ovunque. Mamma mia, che dolore! Questo perché il gioco prevede 9 livelli di difficoltà, che ti cambia sia il setup, quindi dove sono posizionate le pedine all'inizio del gioco, quante missive avrà Romeo e quante Giulietta, quindi quante volte potranno comunicare tra di loro i giocatori, e però ti va anche a modificare la tipologia di eventi che entreranno nella partita ogni volta che gli innamorati si incontrano e riescono a far salire appunto il tracciato della passione. E l'altra cosa anche molto bella del gioco che mi è piaciuta è il fatto che non in tutti quanti i round tu dovrai giocare ad incontrarti, perché quando noi scegliamo di non far prevalere la passione ma far prevalere la ragione, allora noi, anche se ci incontreremo, non salirà il tracciato della passione, ma può essere un round buono in cui A, otteniamo nuove missive quando scegliamo la ragione, quindi magari riusciamo a pianificare meglio i round successivi, ma soprattutto può essere un round in cui ci diciamo ok, cerchiamo di sistemare un po' meglio le strade di Verona e le varie pedine nei vari luoghi, perché altrimenti in 2 round abbiamo perso la partita ed è matematico se quelle pedine continuano a stare lì in quei posti, perché io non potrò più muovere i genitori Capuleti o i genitori Montecchi se quella carta ormai l'ho già giocata. E quindi è molto molto figo. Le prime partite assolutamente da giocare con gli scenari facili, sì, perché ti rendono gli effetti dei luoghi o di alcuni luoghi opzionali, e quindi è anche più facile magari gestire alcuni errori che involontariamente uno fa nell'applicare una strategia, e se ne fanno, ma anche perché se no non sarebbe divertente, certo, non fosse un pochino sfidante, certo. E poi man mano la sfida veramente aumenta, però bellissimissimo. No, ma senti, gioco proprio da due. C'è l'ambientazione. Sì, poi ogni carta ha comunque riportate sopra delle frasi tratte dalla tragedia shakespeariana. Oh, Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Molto, molto bello, ci è piaciuto veramente tanto e, oh, veramente detto, bello. Abbiamo poi giocato Deep Vance, novità della DV Giochi, titolo di Ryan Laucat, autore di cui anche vi abbiamo mostrato il gameplay di Roam, sempre della DV Giochi, che è ambientato in un universo sottomarino nel quale noi dobbiamo creare il nostro ecosistema. Ecosistema che sarà costituito da varie specie di animali che vivono nei fondali marini, tutte quante di fantasia, tutte quante illustrate da Laucat con il suo stile molto molto particolare. Deep Vance è un piazzamento a tessere. Queste tessere noi le acquisteremo dal mercato, le andremo a piazzare vicino alla tessera iniziale che abbiamo e poi si attiveranno gli effetti. La particolarità del gioco è che le tessere, cioè che gli effetti si attiveranno come se si leggesse un libro, quindi da sinistra a destra, dall'alto in basso. Ma chi li legge più? Se si capisce cosa dicono i simboli di queste tessere. Io alla prima partita volevo morire. C'è proprio una difficoltà di lettura della tessera e anche della spiegazione della tessera. Per ogni tessera che noi attiviamo possiamo espandere, esatto, espandere e quindi ottenere nuovi archeobatteri, che sono la moneta del gioco, che sono dei cubetti che noi mettiamo sulle tessere, oppure attivare il potere effettivo della tessera, che normalmente ci chiederà di spendere degli archeobatteri che hanno sopra per fare un qualcosa, che può anche essere attaccare l'avversario, fargli scartare cose, fargli scartare archeobatteri, oppure distruggergli le tessere, o fare ancora altre tipologie di effetti, di spostare archeobatteri da un
posto all'altro sulle nostre tessere, fondamentalmente. Vabbè, prima difficoltà è che una volta che ci sono tanti archeobatteri, quindi questi cubetti viola, sulle tessere, magari copre un po' i simboli e quindi diventa un po' difficile la lettura della tessera stessa. Io ho avuto proprio difficoltà a capire le attivazioni delle tessere, quindi anche alla prima partita, sicuramente alla prima partita non sai neanche bene le tipologie di tessere che ci sono, quindi sbagli a metterla in un determinato punto perché se attivi prima quella, no, poi ti rendi conto magari se la mettevo qua mi convieni, cioè, certo, perché l'ordine comunque è fondamentale. Sono bellissime le conchiglie, questo ce l'ha detto, queste conchiglie. No, ma i componenti sono tutti molto belli. Però la prima partita, secondo me, è durata tantissimo proprio per la difficoltà di lettura della simbologia. E quindi ha rallentato un po' e non lo so, mi ha lasciato un attimo perplessa. Questo era un titolo che io aspettavo molto, da che ne avevamo parlato nell'ultimo Gaming Soon, o meglio, nel primo Gaming Soon. In realtà, dopo la prova sono rimasto un po' dispiaciuto perché l'ho trovato molto più complesso di quello che mi aspettassi. Vuoi perché la simbologia non è assolutamente intuitiva, anche guardando i simbolini, pur sapendo che il bordo bianco vuol dire una cosa, il bordo blu ne vuol dire un'altra, il più vuol dire una roba, non riesci però in realtà a capire bene che cavolo faranno poi queste tessere. Quindi questo ha rallentato tantissimo la partita, non l'ho trovato affatto immediato come invece era immediato un Roam, proprio perché ogni tessera fa una roba diversa, devi capire cosa fa, devi capire come sfruttarla e non è detto che sia così semplice. Anche l'interazione tra i giocatori che c'è è anche diretta, però non lo so, mi aspettavo forse qualcosa di più cattivo, che invece non... Ma è cattivissimo. Sì, però... Perché comunque quando tu attivi la tessera, ci sono delle tessere che fanno, cioè la cattiveria e la battaglia, e far scartare all'avversario i cubetti viola, che non mi ricordo più. Archeobatteri. Queste cose qua. E quindi magari c'è la tessera che ti dice, gli avversari scartano un cubetto per ogni simbolo fuoco che hanno. E quindi magari se ne hanno 4-5... Cioè. Anche perché la partita finisce nel momento in cui l'altro giocatore non ha più non ha più cubetti per due volte, e quindi è immediatamente eliminato, oppure dopo 9 round si calcolano i punti e la partita è finita. Io gli voglio dare ancora una possibilità, perché secondo me il nostro giudizio è portato dall'inesperienza. Non aspettatevi un gioco come Roam, che lo comprate, leggete le regole e iniziate a giocarci lisci. E con tutti. Perché, esatto, perché comunque come target è quello, cioè comunque un peso medio leggero, cioè un fillerone, non è niente di pensato per dei giocatori più esperti, comunque per dei giocatori che vogliono qualcosa di più impegnativo, è pensato proprio per un poco più di un family. E però a questo ostacolo, secondo me, grosso di questa simbologia molto poco chiara, e poi con i cubetti sopra manco vedi che cosa c'è su queste tessere, che è... cacchio, cioè... Credo che tu non faccia ridere, Pedro. Vi parlo adesso di Living Planet, ve ne parlo solo io perché Vale non l'ha giocato, perché si è coricata con i bambini per farli addormentare, si è addormentata in realtà lei, e quindi abbiamo giocato solo io anche e Claudio. Anche io, cioè, sono venuta i bambini e anche quello. E quindi solo io e Claudio, il nostro caro Redskin, che salutiamo, ho provato appunto Living Planet, titolo che Claudio si è preso nella versione extra super deluxe con tutte quante le espansioni, perché l'ha colpito molto, ed è titolo di Böllinger, Christoph Böllinger, penso si pronunci così, che è l'autore anche di Arcipelago, titolo che conosciamo, avevamo giocato tanto anni fa, ed è praticamente un gioco ambientato su un pianeta extraterrestre che noi siamo andati a colonizzare perché la Terra ormai l'abbiamo depredata di tutte quante le sue ricchezze. E noi quindi andremo lì con i nostri astronauti, con i nostri rover, a esplorare questo pianeta, piazzare degli edifici che produrranno risorse e contenderci un po' il controllo di questi edifici. Ogni tessera che però esploriamo avrà anche dei possibili cataclismi che si attiveranno durante la partita, che o feriranno i nostri astronauti oppure distruggeranno gli automatismi che noi piazziamo negli edifici che costruiamo, ma gli edifici in realtà poi restano lì alla mercé del primo che arriva e entra e se li ruba lui, fondamentalmente.
me la ciulano. Tutto il gioco è gestito da un mazzetto di carte numerate da 1 a 6 che rappresentano le facce di un dado e noi sceglieremo tutti contemporaneamente quale numero attivare e il numero ci indicherà sia quali risorse verranno prodotte durante quel round dagli edifici che noi avremo costruito, sia la forza delle azioni che noi faremo durante quel round, sia quali cataclismi si attiveranno. Parlo di forza delle azioni perché noi abbiamo alcune azioni possibili, tipo esplorare o muoverci, che con un 1 saranno molto deboli perché pescherò solo una tessera, farò solo un passo, con un 6 saranno più forti perché esplorerò guardando più tessere oppure potrò muovermi con più facilità lungo la mappa. Inoltre il giocatore di turno stabilirà anche in che ordine giocheranno i giocatori, quindi in che ordine si attiveranno i vari dadi, quindi le varie produzioni e i vari cataclismi durante il round. Tutto questo è fatto per ottenere risorse che poi noi vendiamo con una specificazione al mercato che tra l'altro noi potremo influenzare modificando per alzare o abbassare il valore delle varie merci, e potremo anche portare il mercato a scoppiare in alcuni momenti facendo valere troppo alcune merci che poi si svalutano totalmente e i giocatori che le hanno devono svenderle a pochissimo, perché poi vincerà chi ha più punti e gran parte dei punti sono dati proprio dai soldi che noi avremo ottenuto durante la partita. Il titolo non mi è affatto dispiaciuto, ha delle cose molto molto interessanti, non è un titolo di cui mi sono innamorato, che ho detto cavoli lo devo avere anch'io, però l'ho giocato con piacere. Come ho detto, l'abbiamo giocato solo in due, quindi la partita è stata anche molto veloce ed è stata abbastanza controllabile. Ci sono stati un paio di momenti in cui comunque ci siamo potuti fare degli sgambetti non indifferenti con l'attivazione di determinati cataclismi in determinati momenti del gioco, che è una cosa che mi è veramente piaciuta, mi ha divertito un sacco. Credo forse che in più giocatori diventi un po' meno controllabile tutto questo aspetto, perché noi in due fondamentalmente ci alternavamo nel scegliere in che ordine fare le azioni, quindi non si stravolgeva mai troppo quello che tu stavi cercando di creare, mentre probabilmente in più giocatori rimane sì, giocatori più difficile, non secondo dicevano, me. Non dicevano, ho letto qualche commento, che magari se in più giocatori ci si accanisce contro... quindi per quell'uno non riesce più a entrare in partita. Dipende un po', non lo so, cioè onestamente non lo so, può anche darsi. Però dico, boh, il gioco non mi è dispiaciuto affatto. Se vi piacciono i giochi un po' più tosti con un po' più di cose dentro, vedetelo. E per finire abbiamo provato e giocato ad Escape Ciurma contro Ciurma. Mi è piaciuto tantissimo. Si può giocare a squadre. Si deve. Nel senso, squadre, una squadra contro l'altra. Noi abbiamo giocato in due, uno contro l'altro. In quel senso. Non potete giocarvelo da soli. Non è un collaborativo, quindi è proprio una sfida ciurma contro ciurma. Mi sono divertita tantissimo, soprattutto perché oltre ogni inimmaginabile ho vinto io contro la mente suprema. Noi siamo dei pirati, rappresentiamo dei pirati che devono andare alla ricerca di un tesoro. E durante questa ricerca del tesoro succedono varie cose. Chi sarà mai? Andiamo a vedere. Ogni squadra ha le carte Enigma, che sono uguali ma fino a un certo punto. Quindi anche non è che puoi copiare dall'altro, non è che puoi sbirciare. E quindi è una corsa contro il tempo a trovare la soluzione prima dell'altro. Però se dai la soluzione sbagliata, la parte di bottino associata a quell'enigma viene data all'altra squadra. E quindi devi anche fare occhio a questo aspetto. Oppure ci si può arrendere. Sì. Ci si può arrendere, tipo, non ce la fa, sì, l'altra nessuno... squadra non ce la fa e niente. In quel caso quella parte di bottino viene data a nessuno, ma la storia avanza lo stesso, quindi... Non si può rimanere bloccati in alcun modo. Riscendere e ne salire, rimango qua! È molto bello come è stata costruita questa Deckscape, proprio perché gli enigmi sono sempre lo stesso enigma, quindi in realtà non c'è un enigma più facile e uno più difficile. Semplicemente hanno magari dei particolari diversi o devi guardare le cose in un modo specifico che l'altro non vedrà in quello stesso modo specifico, ma nel suo modo specifico, ma la difficoltà è sempre quella. Cioè non, sì, cioè, poi alcuni sono uguali, alcuni sono... Sì, alcuni enigmi sono identici. E quindi anche qua noi giocandolo in due non c'è stato questo aspetto, però se lo si giocasse già due contro
contro due, anche parlare troppo magari aiuti anche l'altra squadra, e c'è comunque prevista una compensazione se si crede che una squadra sia più debole perché sono meno giocatori. Infatti me l'hanno presa la compensazione e poi me l'ha fatta scattare per la fine partita, sì, ma nonostante vinto questo bravissimo. Molto molto bello, sempre delle chicche, delle trovate originalissime, divertentissime. Anche qua c'è una cosa che capita verso la fine che mi è piaciuta veramente tanto tanto tanto. E consigliato, a me piacciono proprio tanto le Deckscape. Questa nuovamente non è stata da meno, e anche questa nuova modalità competitiva funziona veramente molto 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 bene. Finisce così la nostra settimana ludica, ma prima di salutarvi vi ricordiamo che lunedì è uscito il gameplay di Splendor, e quindi se volete vedere, scusate, so che in questo momento ci sarà l'immagine del gioco, ma mentre sto dicendo questo, quindi lui sapendo che ci sarà l'immagine del gioco ha sbadigliato come fanno i cucciolotti di Tigrotti con le fauci aperte, mi ha fatto ridere. Comunque, se volete vedere chi è più splendente, chi è il mercante più ricco e sapiente, andate a guardare il gameplay se non l'avete ancora fatto. E mercoledì è uscito il gameplay di Wavelength, party game che si può giocare anche solo in due giocatori come abbiamo fatto noi, con una bellissima variante cooperativa, e mentre andava l'immagine e voi non l'avete visto, Valentina si è messa le dita nel naso e poi si è mangiata le caccole, sappiatelo, così impari a dire che ho sbadigliato. Vabbè, hai sbadigliato, se anche voi vi mettete le dita nel naso lasciate un like o sbadigliate, o se non siete capaci di dire Wavelength, dateci un commento. Noi vi ringraziamo, ringraziate anche il nostro fantastico regista Damiano. Noi vi salutiamo, vi ricordiamo che qui a Casa Giullari si gioca per giocare. I giullari vi salutano e che il gioco sia con voi. Ciao.